La seconda domenica dei gelsomini in Cina ha visto uno schieramento imponente di forze dell'ordine pronte a reprimere la protesta convocata via internet da misteriosi organizzatori, una contestazione del regime fatta con il riferimento agli aneliti di libertà che hanno scosso l'Egitto e prima ancora la Tunisia, dove la rivolta era stata battezzata Rivoluzione del Gelsomino. E non a caso le autorità cinesi hanno bandito la parola gelsomino dai motori di ricerca. Difficile a Pechino come a Shanghai capire chi fosse lì per protesta, chi per turismo, chi per altri motivi. Nel dubbio le autorità cinesi hanno avvertito i giornalisti stranieri e la polizia ha usato anche maniere spicce nei confronti di chiunque paresse interessato, soprattutto se munito di macchina fotografica. Più evidente, proprio perché caratterizzata dalla presenza di striscioni e gelsomini, la manifestazione a Hong Kong, dove i cittadini godono di una relativa libertà. Vogliamo piantare i gelsomini di fronte al simbolo del regime comunista cinese, ma ce l'hanno impedito. Qui, a differenza di quanto avvenuto a Shanghai e Pechino, i manifestanti o sospetti tali non sono stati caricati sui cellulari della polizia, che sembra comunque innervosita dalla prospettiva che queste manifestazioni si ripetano di domenica in domenica.